scioccati? Non gli abbiamo risposto. Abbiamo aspettato la sua audizione in commissione. In commissione lei invece tira fuori un altro argomento, dice ci sono delle sensibilità. E allora noi chiariamo a tutta la commissione, guardate che la cannata l'abbiamo già sentita, non ci ha risposto così, ma ci ha detto che avrebbe bloccato l'ufficio per un mese, quindi capite bene voi commissione che se noi abbiamo bisogno di analizzare, studiare e capire che se qualcosa è andata storta o meno, non abbiamo la possibilità di farlo. Guardate la reazione del PD. Non si sente? Non si sentiva. Sì, no, la volevo ringraziare per l'interpretazione che è anche nostra del Movimento 5 Stelle, quindi per la prossima audizione, ma noi avevamo già fatto una richiesta alla dottoressa, la dottoressa non ci aveva detto che c'erano delle sensibilità, ma ci aveva detto che avrebbe bloccato l'ufficio per mesi per una richiesta del genere. Quindi lei questa è un'altra cosa, no, io mi scusi, entrambe le cose. Finisco. E che quindi sarebbe stato complicato averlo perché l'ufficio non lo permetteva. Oggi stiamo venendo a sapere che ci sono delle sensibilità, queste sensibilità possono anche essere cancellate. Io credo che la commissione di finanza interessino più che altro i dati dei contratti, quindi ci sono delle sensibilità, essendo anche il Parlamento va bene avere anche contratti senza queste sensibilità di cui lei parla. Grazie. Abbiamo le causi, poi dobbiamo tornare in aula, intanto ci vediamo la prossima settimana quando la dottoressa Cannavo. Pezzone di ferro. Presidente, vorrei dire una cosa importante. Causi, capogruppo del PD in commissione di finanza. Come sapete, come lei sa, questa indagine conoscitiva è stata chiesta dai gruppi di opposizione di questo Parlamento. E la maggioranza ha consentito a mandare avanti. E la maggioranza ha consentito a mandare avanti questa indagine conoscitiva perché la maggioranza ritiene che questo Parlamento debba essere agibile per tutti i gruppi politici, anche quelli di opposizione. Però, Presidente, al momento il partito di maggioranza vuole invitare tutti all'esercizio della massima responsabilità. Io vorrei ricordare a tutti, perché forse qualcuno se lo dimentica, qualcuno preferisce l'economia agrosilvopastorale e si dimentica, mi fate finire adesso, che l'Italia è il terzo emittente sovrano del mondo, pur essendo purtroppo non la terza economia del mondo, c'era un ministro qualche tempo fa, ce lo ricordava sempre. Quindi quando noi nell'ambito di un'indagine conoscitiva chiediamo agli uffici competenti di informarci e discutere con noi sui meccanismi di gestione di questo debito, noi dobbiamo esercitare il massimo di responsabilità, perché ci sono in queste ore, come sapete, ministri delle finanze di altri paesi europei che dicono che lo stato è insostenibile. Noi qui, e lo dico ancora alla maggioranza, non permettiamo che venga messa sotto accusa la gestione del debito, noi vogliamo conoscerla e chiediamo il massimo di serietà e di responsabilità a tutti i componenti della Commissione Finanza, perché non possiamo permetterci di avere sbavature. Ma guardi, colleghi, un istante solo. No, perché? Chiedo scusa, onorevole Rocco, la prego. Non mi tengo l'accusa di persona irresponsabile nel momento in cui chiedo la trasparenza. D'altronde sono talmente responsabile che nel momento in cui sento una perdita su un derivatore di 2 miliardi e 6 della Morgan Stanley, quantomeno bisognerebbe poi chiedere i dettagli di tutto quello che c'è in pancia in questo momento. Quindi la responsabilità sarà proprio da questa parte. Mi pare che questo documento che ci è stato oggi consegnato sia forse il documento più trasparente e più ricco di informazioni che dà. Veramente il Presidente del Consiglio aveva. Non accetto l'atteggiamento aggressivo di alcuni colleghi nei confronti del Presidente del Consiglio. Signori, questa risorsa è conoscitiva, non è un'aggressione. Perché se no, ma guardi, è lei che sta con il personale. Ma mi dispiace. Signori, ora lo rocco, ora mi causa un euro di la rosa. C'è ancora e allora lasci lavorare il presidente. Ma non si può. Chi è Marco Causi? Ex assessore al bilancio del comune di Roma. Ecco come sta. Io non dico niente. Si parla di derivati, io non dico niente. C'è un eccessivo conflitto di interessi, c'è gente che ha mani in pasta ovunque e quindi ha paura
che si vada a, che si ricerchi la trasparenza. Noi cercavamo semplicemente trasparenza, volevamo i dati, punto. Queste sono le reazioni che il PD sono decise per capire. Noi abbiamo un tesoro che a fronte di emissioni di titoli si copre con derivati? No. Ah, ecco. Anche, no, no, sì, anche sì. Anche sì, sì. Come tesoro? Come tesoro. C'è una divisione, di, il tesoro non può operare direttamente. Non può operare direttamente, l'ha spiegato prima il dottor Carloni. Ma capire se non scommettono contro l'Italia, capito? Perché ormai. Perché il problema di questi strumenti finanziari, il problema di questi strumenti finanziari, infatti noi abbiamo fatto un seminario sulla Tobin Tax, ho partecipato io, la Tobin Tax è la tassazione sulle transazioni finanziarie. Noi ci siamo concentrati, volevamo un aumento eccessivo della tassazione sui nelle 48 ore. Nelle operazioni intraday, questo perché effettivamente non è possibile scommettere sulla perdita di un'azienda. Se io oggi... come tesoro noi facciamo questo tipo di attività. Noi abbiamo messo a garanzia 160 miliardi per i derivati emessi al tesoro con un decreto di due mesi fa. Decreto numero della stabilità o del 66? Nella stabilità. I derivati emessi dal tesoro? No, emessi dal tesoro. Acquistati dal tesoro. Quindi operiamo. Operiamo in derivati, ma operiamo in derivati da una vita. Operiamo in derivati da una vita. Certo, perché c'è la ripresa tra poco. È tutto. Esatto, perché tra poco c'è la ripresa. Il soggetto bancario che fa questa attività chi è? Il soggetto bancario che fa questa attività. Le amministrazioni sono varie banche private, sono banche private, l'acquisizione è da parte delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni pubbliche acquisiscono dei derivati, comprano, investono in derivati, invece di investire. La domanda è precisa, il tesoro fa questo tipo di acquisto di derivati? Direttamente no, ma ne ha in possesso, ma il possesso, ma il possesso. Come in possesso? Se in possesso lo acquista. Esatto. Li acquista, quindi, non li emette. Però il tesoro questa attività non la può fare. Non dovrebbe poterla fare. No, cioè, non dovrebbe, non può essere. Un'attività lo si può fare, non si può. No, non è. Purtroppo. Possiamo anche per il. Io le spiego, è soltanto l'interesse che muove chiaramente queste domande. Ci mancherebbe no, legale. Sì, no, finisco solo una cosa. Poi per le domande ci sarà lo sul spazio. Sul potere e dovere. Noi, il governo non potrebbe fare decreti legge in continuazione come li sta facendo, li potrebbe fare solo per necessità ed urgenza, quindi la Costituzione prevede, non lo prevede, però si fanno. Quindi per questo si usa dovrebbe, perché ci stiamo rendendo conto che le leggi spesso e volentieri dicono determinate cose molto chiare, difficilmente interpretabili, però nella realtà, nell'attività parlamentare ci troviamo invece a fare esattamente l'opposto. Comunque chiudo, vado al microcredito, se no non... Ale, non sta chi cavolo. Non so da io. Allora, io vi parlerò di microcredito. Il microcredito cercherò di fare un po' di chiarezza sul fondo, la differenza tra fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e microcredito. Forse anche noi siamo stati un po' faciloni all'inizio, non abbiamo dato le informazioni corrette, anche perché abbiamo dovuto fare dei passi enormi per riuscire a ottenere un risultato che invece doveva essere ovvio, ovvero inizialmente, non so se vi ricordate, abbiamo anche dormito sotto il Ministero dell'Economia e delle Finanze per ottenere che cosa? Per ottenere la possibilità di mettere i nostri soldi all'interno di questo fondo, cioè non era previsto che un cittadino, un singolo, un privato qualsiasi potesse erogare liberamente dei propri fondi all'interno di questo fondo, scusate il termine. Facciamo una